Benvenuti a questo secondo appuntamento con Bubu Settete. Soltanto una settimana fa non avremmo mai immaginato che un titolo fosse così azzeccato per uno spazio da curare qui su Facebook. Questa settimana ci ha dato la possibilità di avere altri Bubu Settete da raccontare. Cominciamo però sempre dal lato della proposta. Il 29 agosto, quindi soltanto qualche giorno fa, il governo nazionale ha approvato un'importante misura di sostegno alla uscita dalla povertà. Sto parlando del reddito di inclusione sociale. Dal 1 gennaio del 2018, diverse famiglie che in questo momento, vivono una condizione di bisogno potranno essere sostenute da una, integrazione al loro reddito. Che in alcuni casi può arrivare quasi alla soglia delle 500 euro al mese. Una misura di contrasto alla povertà fortemente voluta dal governo nazionale, ma soprattutto da tutta una serie di movimenti e associazioni che operano nel terzo settore. E allora salutiamo questa importante introduzione di questo nuovo decreto con molto favore. E diciamo sin da subito che a questa misura passiva, quindi questo incentivo che viene dato trasferendo delle risorse, si accompagna un'attività attiva sotto tutti i punti di vista, perché il reddito di inclusione sociale prevede, oltre all'integrazione di un reddito, prevede anche delle misure a sostegno della famiglia che vanno inserite in un percorso di servizi che vengono erogate alle famiglie, ad esempio, che possono riguardare l'educazione dei propri figli. Quindi c'è una parte passiva, i soldi che si ricevono, ma dall'altro una parte attiva. Questa parte peraltro verrà seguita anche dai comuni. Quindi il nostro ente locale avrà un ruolo nel portare avanti queste misure. Ma andiamo al nostro comune. Se da un lato salutiamo con molto favore questa nuova introduzione del reddito di inclusione sociale, il Bubu Settete viene dalla nostra amministrazione comunale, che proprio nei giorni in cui si approva una misura di sostegno al contrasto della povertà, ci stupisce riportando al massimo le indennità del sindaco e della giunta. È un atto che certamente può considerarsi legittimo, ma certamente altrettanto inopportuno. In un momento in cui a livello nazionale si pensa a dare un sostegno a coloro i quali hanno più bisogno, riteniamo che era inopportuna ripristinare, così come è stato detto, la misura massima delle indennità per gli amministratori locali. E nel fare questo, ciò che ci stupisce ancora di più è, per chi legge poi gli atti amministrativi, la richiesta addirittura della immediata esecutività della delibera, quasi a dire pagateci subito. Questo è il vero Bubu Settete della settimana. Alla prossima.